Ragazzi, la Juve è stata esclusa dalla Conference. Cioè, diciamo che l'esclusione dalle coppe è capitata quest'anno con una multa di 20 milioni di euro, di cui 10 che le pagheranno tra virgolette subito e 10 penso entro l'anno prossimo al pareggio di bilancio. Forse per il fatto del pareggio di bilancio. Non so neanche, ragazzi, come dirvela. Siamo fuori dalla Conference League. L'UEFA ha deciso così. Per tutto quello che è successo, fuori dalla Conference League. La Juventus difficilmente potrà avere la possibilità di mettere in bacheca al G-Museum la coppa portaombrelli di design, perché quella coppa portaombrelli vera è l'Europa League. Questa è di design. Ci hanno rimesso in Conference, sarete contenti adesso, eh? Ci saranno gli juventini che stanno stappando, millesimati, questa coppa. Mia reazione onesta che ritorniamo in Conference, ma vaffanculo, come Piero Ciampi, l'avete mai sentita quella canzone di Piero? Ma vaffanculo, sono 30 anni che ti voglio mandare con questa coppaccia, questa coppettaccia, col trofeo che non c'ha manco le corde, con 30.000 lire il mio falegname me lo faceva meglio, sembra uno scovettone del cesso con i raggi della bici intrecciati. Ringraziamo il cielo, anzi in questo caso ringraziamo il signor Čeferin, ci hanno scampato secondo me una competizione inutile, lo sto ribadendo alla fine dello scorso campionato, non volevo giocare la Conference e ringraziando il cielo, ribadisco, ringraziando Čeferin in questo caso, non la giocheremo, una competizione per i falliti, perché questa è la Conference, ragazzi, senza prenderci in giro, la coppetta dei falliti. È stata fatta giustizia, anche se secondo me la Juve ha tutta questa grande voglia di fare la Conference League. Mi sorge spontaneo dire, ma Čeferin, ma gli altri club, il Paris Saint Germain, il Manchester City, il Barcellona, il Real Madrid, l'Inter, c'è anche l'Inter. L'Inter che compra senza avere soldi, pagando con non si sa cosa, forse spaghetti di soia del buon Zhang. Non viene mai escluso. Grosse seghe, puttana Eva. Oh, finalmente. Ci è voluto più tempo per questa cazzo di sentenza che cazzo ne so, che Re Carlo l'è diventato re, davvero. Ci è voluto più tempo per la sentenza. Cioè, si è dovuto aspettare, Re Carlo ha dovuto aspettare di meno per avere la corona. Finalmente. Sono contento. Ora siete tutti felici e contenti. Oh, adesso lasciateci in pace. Da quest'anno la Juventus dovrà lottare anima e corpo. Allegri, apri queste cazzo di orecchie. Dovrai lottare anima e corpo per il campionato. Per il campionato e Coppa Italia. Quest'anno non ci sono alibi. Dopo questa pagliacciata che è durata un anno contro la Juventus, che hanno remato tutti contro di noi. La Juve fondamentalmente, se non fa la Conference League, non è che gli cambia la vita. Anche se avesse vinto sta Conference League, non è che le cambiava la vita. Anzi, fare la Conference League sarebbe stata un'esposizione mediatica non di poco conto. Perché se non avessi vinto nemmeno la Conference League, sai, gli sfottò. La UEFA praticamente dà la massata definitiva alla Juventus, perché oltre all'esclusione definita dalle coppe europee gli dà una multa praticamente che è divisa in due, diciamo che è diversa. Allora, o sono 10 milioni o sono 20. Fortunatamente tutto è andato per il meglio, il prossimo anno giocheremo nuovamente in Conference, non voglio dire quello che mi aspetto perché lo sapete, lo sappiamo tutti, però sono contento per due motivi. Il primo è che ovviamente ritorneremo in una competizione europea e questo fa super, super piacere.
Il secondo, e non di poco conto, è che adesso veramente potremo impostare il calciomercato in una certa direzione. In questa maniera, che cosa succede? Che hanno fatto in modo di saltarsi quest'anno questa competizione qua, non fanno le coppe, si dedicano al campionato sperando insomma di poter fare meglio per poter poi diciamo andare direttamente in Champions. Questa è quello, è quello che hanno voluto alla Juve, i dirigenti della Juve, è quello che hanno ottenuto. Arriva finalmente l'ufficialità, finalmente questi indegni, che così hanno chiamati perché non si possono definire diversamente, coloro che nonostante un patto che ci sia da tempo, nonostante la Juventus abbia accontentato tutte le loro domande, perché l'uscita dalla Superlega, mi potete dire quello che volete, è qualcosa che va a significare che la Juventus ha fatto una sorta di patteggiamento con la UEFA, nonostante tutto questo prendono tantissimo tempo e aspettano tantissimo tempo prima di poter dare l'ufficialità dell'esclusione dalla Juventus dalla Conference League. Ma io non sto capendo una cosa, vi state tutti meravigliando di questa esclusione dalla Conference League, ma io è una coppa di merda, cioè una coppetta, capito? È una coppetta che è stata inventata l'anno scorso perché non esisteva, questa è la realtà dei fatti, sta coppa non esisteva, è inutile che mo state a piangere. E no, perché la UEFA fa schifo, sta coppa a noi non ci interessa. Con tutto il rispetto, è meglio scudetta, la Supercoppa, la Coppa Italia, queste su. E che mai fa con sta conferenza lì? Anzi, ci hanno fatto un favore.